vince le elezioni in Germania. Sono risultati abbastanza importanti, c'è stato un vero e proprio crollo della CDU. Adesso ci sono le trattative che sono tutto aperte per formare per l'appunto il nuovo governo. I socialdemocratici sono saliti al 25,7%, i conservatori di Angela Merkel, CDU, CSU si sono fermati soltanto al 24,1%, secondo il conteggio ufficiale di recente diramato. Per i conservatori è il peggiore, il più brutto, il più triste risultato della sua storia. Armin Laschet deve abbandonare l'idea di raccogliere l'eredità di Angela Merkel. Se la distanza dovesse andare a, diciamo così, crearsi in maniera più elevata, sarebbe Scholz l'unico candidato più credibile per quanto riguarda la formazione di un governo nuovo nella Germania. I Verdi si fermano al terzo posto in medaglia di bronzo con il 14,8% delle preferenze, seguiti poi dall'FDP con il suo 11,5%. Dunque, l'SPD vince con il 25,7%. Ci sarà un nuovo governo SPD? Chi lo sa? Ai posti, Riccardo Sentenza. Andiamo però a vedere nel dettaglio tutti i dati concreti, autentici. SPD 25,7%, Union 24,1%, Grüne 14,8%, FDP 11,5%, AfD 10,3%, Linke 4,9%. Il partito più basso è Linke, che ha il 4,9% delle preferenze ottenute. Grazie a tutti, il video termina qua. Ciao Adriano, narrato italiano.